In generale, la situazione della classe non è brutta. È orribile. Anche se voi non è che eravate sta cima. Padrino, ancora con questa storia che ci sparai in un piede a masseria. Un colpo mi partivo. Allora lui che ci è andato a chiedere il pizzo al prete. Quello sembra il bordello, stava. Pensavo che era il boss. Padrino, ma siamo venuti a parlare di noi o dei nostri figli? Il problema è che voi qualcosa ce l'avevate dentro. Qualcosa di schifoso, di squallido. Ho dovuto lavorare, ma i fatti mi hanno dato ragione. Ma con queste tre niente. Un miracolo ci vuole. E al mondo il miracolo lo fanno solo due. Uno, poverino, è morto 2000 rotti anni fa. Io non può fare tutto. E quindi? Ve le portate a casa. Ma vivi? Vivo, morto, che se ne fotte? Però sappiate che questa è la più grande sconfitta professionale della mia vita. Figura di merda. Non è che c'è un modo per farvi cambiare idea? Che ne so, ci possiamo fare un omaggio? Ci potevamo dare l'Alabama. L'Alabama. Ma non è mica questa l'Alabama. Neanche se mi regalate la luna. Senti che parla. Il pagio è modello. E daccillo un'occasione a sti mischini. E voi? Su, gitti con la schiena. Ah, che non vi posso vedere davanti a Iddua così, gobbi. È così che ci si presenta. Con le spalle curve. Ma voi ci parlate con i vostri figli? Dico, prima ascoltate e poi parlate. Oppure parlate bassa. Come mai tu? Lo sapevo. E mica si può sparare a mogliere. Vedi che non